Ehi ragazzi, ricordate quando avevamo ancora 0 anni all'asilo nelle festicciole per bambini? Alcuni di noi diciamo che si distinguevano. A me piacciono i Lego e le costruzioni. A me i Power Rangers, infatti ne ho tutti. A me piacciono le Barbie. Io donna, io stupida. A te cosa piace, Lorenzuccio? A me? A me piacciono i videogiochi. Ma che cazzo! Ragazzi, qua si parla di cose bollenti o cose serie, videogiochi! Non si parla di minchiate dove, che ne so, devi inventarti scuse per non sembrare ancora il coglione infantile che sei. Non so, io guardo cartoni animati! Ehi, vedi che non è da bambini e poi si chiamano anime e devi sempre... Trovate troia, sta zetta! Ragazzi, i videogiochi da piccoli, solamente affezionandosi a questo concetto, tu sacrificavi anima e corpo, e con anima intendo verginità e con corpo vista e bene negli occhi, per stare qualche ora davanti alla TV e farti immersire da tutta quella fantasia. Oddio, mondi magici, esplosioni, guerre, spade, armi, nemici, mostri, castelli, pianeti, astronavi, raggi, più più pow! Oh mio Dio! E la cosa bella, sai qual era? Comandavi tutto tu. Esatto, gioco ai videogiochi, gente. Succhiatemi. Ma questo video non è di onore e gloria ai videogiocatori, cari amici. Quanti anni sono passati da quei fantastici momenti? Un anno? 4 anni? 8 anni? 12? 16? 20 anni? Perché voi vecchi giocatori di una vita non provate a dire adesso una festicciola? Ehi ragazzi, a me cosa piace? Perché, sapete, io gioco ai videogames. No, dai, pure tu, io adoro Wii Sport. No, non ci posso credere, anche tu. Mamma mia, siamo dei nerd, eh? Ragazzi, qua vedi il campione di box di tutta la mia città. E che ne pensate di Skyrim? Ma ultima generazione di videogiochi, amico, cazzo, noi sì che ci capiamo. Sì, mamma mia, videogiochi ne ho tantissime a casa. Io sono iscritto al PlayStation Network e me li scarico sempre. Io ho la carta da GameStop e ai videogiochi ci gioco every day. Quelli che sono videogiochi sono cagate del cazzo e voi siete degli spendaccioni di testa in zero. Sembra che Lorenzuccio qui non sia nerd come noi, ma... Già ragazzi, mi dispiace ammetterlo, ma oggi la parola videogiochi è stata presa, violentata, uccisa e fatta rinascere sotto una nuova luce che di brillante non ha un cazzo. Ed è un peccato, sapete, non si parlava di film o che ne so, libri, dove sono sempre in quella maniera nel corso degli anni e al massimo può spuntare tanto in tanto un coglione che dice: ehi, prova questi occhiali 3D, non servono un cazzo, ma almeno di foto 5 ore in più. Qui si parlava del futuro, sistema di intrattenimento futuristico. Tu comandavi la storia e più andavi avanti nel tempo, più questa storia poteva essere costruita in modo complesso per far suscitare a chi gioca tutte le emozioni possibili. Oggi tutto questo è stato messo da parte solo per fruttare più denaro utile per sfornare giochi che di giochi non hanno un cazzo. Ma com'è possibile? Com'è possibile che sfornare cagate uguale tanti soldi? Beh, diciamo che nel corso del tempo le case videoludiche hanno capito un paio di fattori che, parlando di mercato, fruttavano più di ogni altra cosa avessero provato in passato. Quali sono questi fattori? Beh, lasciate che vi esponga il mio parere. Un grande fattore che ha sconvolto i videogiochi, scusate se lo ripeto ogni video, ma per quanto fa schifo lo merita, è stato il rilascio della Nintendo Wii. Ragazzi, ascoltatemi, l'uscita della Nintendo Wii era il vero 21 dicembre 2012. I Maya si sono sbagliati qualche anno, eh? Perché è così tanto sconvolgente? Dovete sapere che un anno prima del rilascio della Wii, la compagnia Nintendo ha speso l'equivalente di circa 750.000 euro in ricerche sociali e psicologiche per imparare cosa davvero piace alla gente. Wow, sapendo una cosa del genere, chissà cosa è in serbo per noi la Nintendo. Mi dispiace, ma non era come si pensava. La Nintendo non voleva sapere mica cosa piaceva alla gente, figuriamoci se dopo anni di successi nel mondo dei videogiochi gli servivano consigli agli stronzoni. La Nintendo stava semplicemente investendo in un futuro pieno di denaro. Come? Imparando che cosa piaceva alla maggior parte della gente. Di certo non voleva sapere cosa piaceva al nerd del cazzo, uno per ogni classe di scuola. No, voleva sapere cosa piaceva al più, alla maggioranza, a tutti. Risultato, bam! Nintendo Wii, la pattumiera elettronica. No dai, seriamente, che giochi ci sono per la Wii? Wii Sport? Cookie Mama? Che cazzo? Prendi il telecomando e dritto in culo, stronzo? E so cosa state pensando, lasciate che vi intercetti. Sì, anche la Wii ha giochi belli, uno o due. Ma ricordate, che ne so, i tempi della PS1, dove ogni gioco era una killer application ovunque nel mondo? Qua cosa puoi fare di bello? Muovere il telecomando così anche il personaggio si muove? Wow, e vai, non vedevo l'ora! Fanculo. Dai a un pubblico di ignoranti in materia dei concetti così generici come sport, cucina, cagnolini, bow bow! E vedrai che il successo sarà assicurato. Perché effettivamente la Wii in vendita ha rotto i culi. È successo strepitoso, esplosione denarifica. Ora, c'è da dire che la Nintendo non ha mai davvero trattato di elementi hardcore o di cose eccessivamente serie nei suoi videogiochi. Ma la Wii è stata la console più rappresentante di questo fenomeno. Hanno tracciato la fascia d'età che non era interessata ancora ai videogames e gli hanno dato pane per i suoi denti, e con pane intendo pane virtuale. Vaffanculo, cookie troia! Che poi chi davvero se ne intende ha subito capito il trucco della Nintendo. Ricordate la pubblicità, no? Se muovi il telecomando si muoverà anche Link. Yeah, attacca con la spada! Grandi promesse, peccato che in giochi come Twilight Princess, dove sai, ci sono
le spade, quindi tu ti aspetti il massimo esempio di tutto questo parlare di muovere il controller. Tutto questo non c'è. Gli attacchi sono tutti scriptati per seguire una pattern di movimenti che segue semplicemente un asterisco. Quindi oltre a quei quattro attacchi da sopra a sotto e da sotto a sopra, tu non potrai mai ottenere di più. Wow, che tecnologia, ragazzi! Ricordo che la Nintendo 100 anni fa ci aveva provato con il Power Glove. Solo che siccome non funzionava, hanno dovuto aspettare 100 anni per ricrearlo funzionante. Mamma mia, la scienza, ragazzi! La Nintendo, furbacchione e ladra, sapeva che il telecomando Wii serviva sì e no a un cazzo. Quindi, volendo togliere tutti quei brutti script, come grandi paladini della giustizia, hanno detto: ah, ragazzi, ecco a voi il Remote Plus! E ora puoi giocare ai giochi che lo supportano ottenendo il massimo del movimento. Che cazzo vuol dire il massimo del movimento? Questa è la promessa che avete fatto prima, perché smentire tutto per riproporla? Nuovi soldi da spendere? Eh sì, nuovi soldi da spendere! Nuovi cazzi in culo per tutti noi! Grazie mille, Nintendo! Tutto questo miscuglio di facce d'età, adesso anche altri che vogliono giocare ai videogame, se trovate commerciali delle quali la Nintendo è super esperta, hanno fatto della Wii il successo. Gli amici Microsoft e Sony hanno detto: psst, hey. Sì? Hai notato che la Wii ha, come dire, venduto? Sì. Che ne dici di abbassare la qualità dei nostri giochi ampliandone la fascia d'età intrattenibile? E perché no? Mettiamoci dentro anche un sistema di movimento migliore di quello della Nintendo. Tanto noi abbiamo i soldi per farlo. Ok! Allora ragazzi, ho potuto giocare a tutte e due le console a molti giochi e posso dirvi che oltre a pochissimi esempi non c'è niente. Nessun gioco. Queste console non hanno giochi. Queste console non sono console. Nuova generazione di videogames cazzate. Tutta merda. Tutta. Questi sistemi di intrattenimento sono diventati famosi perché quando la Nintendo spopolava in grafica e contenuto, sono riusciti a farsi strada nel mondo videoludico regalandoci videogiochi da urlo. Ragazzi, Halo, ragazzi, Metal Gear, e non quello che faceva schifo, quello bello. Ragazzi, Final Fantasy con i poligoni, ragazzi, tutto, tutto. Avevano in pugno il mercato, ma osservando l'enorme successo della Wii, anche le case preferite dalla maggioranza della gente hanno offerto lo stesso tranello, ma con qualcosa in più. Per prima cosa, e qua devo stare davvero attento a non incazzarmi di brutto perché vi giuro fa schifo come cosa, la grafica. Tutti fissati con sta cazzo di grafica. Oh, quel gioco una bella grafica. Oh, quel nuovo titolo ha una nuova grafica. Wow, l'hai vista l'esplosione in quel gioco? Hanno una bella grafica. Sì, oggi ho scritto nella schiena della mia ragazza il nome della nuova scheda Nvidia mentre gliela mettevo in culo perché sono un grande amante di quella cazzo di grafica. Cos'è? A che serve? A cosa serve più di quello a cui effettivamente serve? È ovviamente fantastico riuscire a vedere un'opera interattiva dove tu riesci a interagire con paesaggi e persone sempre più vicine al fotorealismo, no? Ma ricordate quando tempo fa quello che faceva di bello un gioco era il gioco? Il concetto stesso dei videogiochi sottintende che ci sia sia da guardare che da giocare. Ma oggi sono tutti fissati con sta cazzo di grafica. Nonostante io sia per l'evoluzione delle cose, mi incazzo ogni volta che leggo notizie riguardo nuove grafiche incredibili. Ragazzi, non contano, vi giuro, mi diverto molto di più a vedere strani poligoni colorati vagamente a forma di persona che combattono invece di sta troia. Tanto per proporvi un esempio a caso, dai. E questo discorso vale per ogni gioco. Hanno messo nel cestino la giocabilità per dare manforte a qualcosa come la grafica, ragazzi. E noi ci litighiamo pure su chi ce l'ha migliore. Ma siamo videogiocatori o una massa di stronzi? Ragazzi, volete un esempio a caldo? L'altra volta stavo giocando a Resident Evil 5, che fra parentesi tutti coloro che dicono: oh, Resident Evil non è più quello di prima perché prima c'erano gli enigmi. Sapete, per quanto siete critici, a me piaceva come si stavano svolgendo le cose nell'evoluzione di Resident Evil. E poi giocai al 6. Comunque giocavo a Resident Evil 5, che di caratteristico non è un cazzo, visto che hanno capito che l'action del 4 ha fatto scalpore, quindi l'hanno riproposta con una nuova grafica. Wow, guarda quei muscoli, oddio, mi ci masturbo su anche se non sono gay, figurati quanto è bella quella cazzo di grafica. E mi sono accorto in un particolare livello che se ammazzi gli zombie e questi cadono in acqua, questi scompaiono. Scompariscono. Svaniscano. Dove sono andati? Che fine hanno fatto? Oh, risalite? State preparando un attacco? Vabbè, io vi aspetto qui. 10 anni prima. Ricordate quando bisognava andare nelle fogne per prendere una gemma? I classici: raccogli 300 frammenti di un solo oggetto e uniscili di Resident Evil, lo sapete, no? E che succede? Oh no, arrivano gli zombie! A quei tempi non esistevano ancora i cliché, quindi quando succedeva dicevi davvero o no? Comunque tu spacchi la testa a sti cretini e che succede? Che succede? Dai, che figata! Galleggiano! Ragazzi, ma tecnologia, dai! Ragazzi, lo so, è una cretinata, fa ridere quasi, ma pensate, questo è un semplice script, non c'è neanche fisica dietro. Quando un corpo tocca una superficie dove c'è dell'acqua, allora deve levitare un po' per dare senso di galleggiamento. Sono cagate, semplici da realizzare e fantastiche da vedere. Sai, rendono il tuo gioco un gioco. Allora perché con tutti i soldi e tutta la tecnologia che abbiamo oggi non abbiamo un po' di tempo per dare a quei merda di cadaveri un po' di fisica per rendere il gioco più particolare? Cioè, ma che dico pure io, qua non bisognerebbe neanche particolareggiare su queste cose. Bisognerebbe avere la routine di videogioco
videogiochi regolare. Evoluzione vuol dire raggiungere una certa meta e da quel giorno in poi sai che quel risultato potrai averlo sempre. Qua cos'è successo? Hanno capito che dimostrando che facendo galleggiare i corpi adesso non serve più? Certo, se lasciamo in giro troppi cadaveri la nostra grafica potrebbe andare lenta. Fanculo! Ragazzi, PS2, Metal Gear 2. All'inizio mi sono innamorato di questo gioco perché andavo nel bar dentro la nave e iniziavo a spaccare ogni cazzo di bottiglia, ragazzi. Ascoltatemi bene. Tu sparavi al secchio col ghiaccio e il ghiaccio cadeva. Tu sparavi al ghiaccio e il ghiaccio si rompeva. Oh mio Dio! Sono fesserie come queste che ti fanno capire che tutto intorno a te è vivo se solo provi a toccarlo. Wow, ragazzi, questo non è un gioco, è la vita vera, solo che magari entrare in un bar nella vita vera e sparare al ghiaccio non viene visto come molto gentile. Ma chi se ne frega, tanto posso farlo qui e mi basta. Nei giochi di oggi tu rarissimamente vedrai queste cose, a meno che non si tratti di una tematica di gioco molto interattiva, come, che ne so, Devil May Cry, puoi sbattere a sinistra e a destra i mostri, allora concentriamoci molto sulle cose che si possono rompere dentro una stanza. Però capite che questo è un compito che deve essere svolto perché la giocabilità lo impone. Metal Gear parla di spie e di cospirazioni mondiali. Perché cazzo puoi sparare al ghiaccio? Perché? Perché ancora i giochi erano belli. Quindi ragazzi, grafica, fanculo la grafica, non serve in un gioco, fanculo la grafica. E qua andiamo su quello che sta davvero cambiando tutto. La Wii ha fatto notare a tutti che se in un gioco non muori, apparentemente sei più felice. Ragazzi, quante volte siete morti in un gioco di oggi? Quante? E non sto parlando di mettiamo la difficoltà al massimo, perché devo mostrare agli altri che nonostante io non abbia una ragazza ho sempre più platini di te. Sto chiedendo quanta sfida e difficoltà trovate in un gioco di oggi impostata a difficoltà default. La risposta? Nessuna! Oggi non esiste sfida. Tu giochi a un gioco perché si chiama gioco, ma non stai sfidando niente più ormai. Giochi troppo facili, non esiste sfida. Non era fighissimo tempo fa tornare in classe e dire ragazzi, ho rotto il culo al boss? Sarà stata un'emarginazione al tempo, ma andando avanti anche con la comunicazione, tutti questi al tempo emarginati hanno creato una vera e propria tendenza videoludica che fa sempre piacere. Sai che ormai non è più un mondo a parte, non lo è mai stato a dire il vero, ma solo ora ce ne rendiamo conto. Peccato che i giochi fanno tutti schifo oggi, sono tutti facilissimi. Marco, vedi che io ho giocato a Call of Duty Black Ops e le missioni secondarie la sono super difficili e le ho finite tutte. Bravo Paolo, vai a dirlo a tutti che hai finito giochi facili. Perché non torni indietro nel tempo e mi finisci un Castlevania? Torna indietro e finisci un ninja porca puttana Gaiden. Tanto lo so che tornerai dicendo no, a me i giochi vecchi non piacciono, ma non perché perdo, no, è che io amo giochi con una bella grafica. Non dirlo! Grafica. Zeta! Giochi troppo facili oggi, naturalmente per quegli adulti che si stancano di golf e bowling. Maledizione. Possono sempre provare giochi dalle trame un pochino più complesse, tanto allenati con lui sono sicuro che riuscirebbero a completare anche cose poco più difficili. Volete un esempio, ragazzi? Skyrim, il massimo del facile. Nel gioco non solo in ogni missione hai nella bussola l'indicatore che ti dice dove andare per completare la missione, ma esiste anche una magia che quei coglioni della Bethesda mostravano fieri nei loro trailer, che ti fa brillare la strada da seguire per uscire da una caverna. Oh, è questa sì che mi serve. Non mi bastava un indicatore sempre là a dirmi come uscire da una caverna che massimo ha un bivio. No, mi serve anche una magia che mi guidi. Grazie, no, davvero, mi sento il dovere di ringraziarvi. Fanculo! Allora, Dead Space, gioco horror. Lasciamo vagare disperatamente il giocatore in questo mondo pieno di mostri, facendo trovare a lui la strada, e magari sai, questo gioverà anche al contesto horror. Ma no, diamogli un percorso luminoso verso il prossimo bersaglio da poter attivare ogni singolo secondo del gioco. Sapete, questo non è neanche completamente colpa della Wii. Di certo internet ha dato del suo. Tempo fa non eravamo così connessi fra di noi. Potevi sapere come battere l'ultimo boss del gioco solamente se qualcuno del tuo cortile o della tua classe sapeva come fare, o al massimo un tuo amico sapeva come fare. Ma non c'era internet. Non c'era una soluzione online a ogni segreto e a ogni boss, che controllate sono guardatissime. Quindi non solo siamo così pezzi di zero da sentirci virtuosi videogames in un mondo dove hanno smesso di esistere, ma quei momenti in cui giochiamo vogliamo anche la manina. Cavolo, non vorrei di certo perdere. Perdere, eh? Ma noi abbiamo fatto game over anni fa, i videogiochi hanno fatto game over anni fa. Cos'è successo, ragazzi? Eravamo così cool. Abbiamo speso un quarto della nostra vita a dimostrare che avevamo una passione unica, semplicemente perché avevamo capito che unica non era. Rappresentare il futuro e sapevamo che prima o poi avrebbe spopolato, solo non così. Sai, non voglio indietro i miei soldi, non voglio indietro neanche le ore spese a sperare che magari questo gioco potrebbe essere migliore degli altri. Io vorrei indietro solo le mie emozioni, quelle che, sai, non sento più, che non sentiamo più. Mi ricordo che promettevamo sempre che non le avremmo mai abbandonate, anche se venivano viste così strambe dalla gente, sai, videogiochi. Adesso cosa facciamo? Andiamo in giro a dire che non abbiamo tempo, siamo troppo grandi per i videogames. Belle bugie per una mente che non sa più come intrattenersi. È brutto affermarlo, ma il tempo ce l'abbiamo. Sono i videogiochi che non abbiamo più. Na na na!